Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui con una nuova puntata di Satisfactory. Allora, sono cambiato un po' di cose, se ci fate caso sono cambiati i colori, si è cambiato anche qualcosa qui nella mia mega fabbrica per quanto riguarda il ferro e compagnia varia. Off screen abbiamo lavorato perché ho fatto un po' di cose diverse, completamente nuove, tra cui abbiamo fatto la nostra produzione calcare, cioè la nostra produzione cemento l'abbiamo fatta lì in fondo. Abbiamo fatta in live su Twitch questa settimana, abbiamo fatto questa roba qui, ma ci stavamo già lavorando durante le nostre puntate, solo che adesso l'ho finita, ho fatto questa. Poi ho spostato la mia produzione di ferro, di acciaio, che era qui, l'abbiamo spostata lì in fondo. E mentre facevo i percorsi che mi porteranno poi con i nastri, vedete un po', allora la nostra fabbrica è lì in fondo, e con mi sono portato un po' la roba qua, perché qua ci verrà il mio magazzino centrale. Sono indeciso ancora se farlo qui o farlo in questa buca qua. Devo decidermi ancora dove farlo di preciso, ma in una delle due lo andremo a fare di sicuro. Adesso vediamo un po'. Devo vedere di preciso dove andarlo a fare, perché qua ci sarebbe la mia produzione per il quanto riguarda l'energia elettrica. O la facciamo qua sopra o non lo so, devo vedere. Comunque, mentre facevo i percorsi questi qua, ho trovato un casino di materiale, ragazzi. Conviene fare un giro durante tutta la mappa, perché se andiamo a vedere dov'è la mia ricerca, mamma, andiamo giù un po' veloce. Ho trovato tanti hard disk, tanti prodotti, tanti motori, tanti rotori, un casino di roba, ragazzi. Guardate un po', allora qua no, qua non c'entra niente. Comunque qua, guardate, ho trovato i telai modulare pesante, sono 200. Ho trovato l'alluminio, ho trovato motori, ho trovato rotori, ho trovato un casino di roba, tra cui tantissimi hard disk. Ne ho 10 qua e tantissimi altri ne ho scansionato. Comunque un po' di roba l'abbiamo trovata. Allora, vediamo cosa possiamo fare in questa puntata qui. Perché da quello che mi risulta ho trovato anche un contenitore ad alta velocità. Però aspetta, se mi serve forse da qualche altra parte. Perché? Infatti mi servirebbe anche qui. Forse ho anche la plastica. La cosa che vorrei sbloccare è questo. Separatore programmabile. Non so come funziona, ma ci dobbiamo lavorare. E per quanto riguarda i miceli, mi manca la plastica qui, altrimenti saremmo a posto. Lumache energetiche, mi manca quello, non possiamo farlo. Quarzo, 100 motori. Adesso devo vedere, perché motori adesso, i computer. Dobbiamo vedere un po' cosa possiamo fare. Ok, allora, per quanto riguarda invece la polvere senza fumo, che adesso non posso farla, però potrei anche comprarla con i coupon. Qua me ne servirebbero 200. E qua 300. Però ho bisogno anche degli obelischi. Dei nobelischi. Vediamo un po' cosa. Qua ci vuole tanta altra roba. Allora, la cosa che mi piacerebbe è il fucile. Non sarebbe male il fucile. Però lo guardiamo più avanti. Dai, questa roba. Mega fauna aliena. Abbiamo detto questo. No. Quello che mi interessava di più era qui, perché abbiamo finalmente questi depositi, diciamo che tipo cloud, che possiamo utilizzare, che voglio utilizzarlo per la mia produzione d'acciaio, perché lì è lontano, ogni volta andarci a piedi è un casino e non abbiamo abbastanza materiale per fare ancora i nastri. Allora, possiamo fare sta roba qua. Aumenta l'aumento della pila della deposito dimensionale. Possiamo fare questo. E questo invece aumenta la velocità. Ok, questo invece deposito manuale. Ok, allora i computer ce li ho, perché ce li ho qua. E li ho trovati. Mi dire che non ce li ho. Ah sì. Allora, quanto me ne servono? 17, sì, guardate un po' quanta roba abbiamo. Ok, poi le sfere Mercer. Adesso ne ho 20, ma questi mi servono anche per fare poi i depositi, è un casino.
e fluttuatore SMA che devo farmelo io, però ho bisogno di SMA. Se non sbaglio ci stavamo lavorando. Prendiamola tutta, tanto di là ho la mia produzione che me lo fa. L'unica cosa è che questi me li devo fare a mano, perché ancora sono tre prodotti e non possiamo farli noi i tre prodotti. 123, ci vuole un bel po'. Ma mi sa che ci vuole troppo materiale. Oh, abbiamo finito. Ok, allora qua fluttuatore SMA 93, ne devo fare ancora 120, in totale 123. Per continuare sta cosa, allora facciamo una cosa diversa. Mi porto un po' di questi, perché questi hanno bisogno di 6. Adesso qua ne ho... ce ne vogliono 6. Beh, con 100... con 120 ne faccio... allora, con 60 ne farei 10, con 120 ne farei 20. Bene, prendo altri 200, tanto qua ce li ho. Era qui dov'era? Qua. Allora, prendiamone qualcuno in più, evitiamo di... quanto ne ho? 1, 2, 3, 4... 400. Con 600... quanto ne fa? Aspetta, eh. Allora, con 600 ne farei... beh, 100. Con 600 ne farei 100, ma io 100 non ho bisogno. Vabbè, 400 mi bastano. Mi serve un po' di rame, ma il filo di rame dovrei avercelo anche di là. Ok. E questo lo smantelliamo, che qua non ci serve più. A sto punto facciamo una cosa. Programmiamo che, visto che sono in là, andiamo a fare anche sta roba. Organizzazione 1, 2, 3, facciamo 3. Cosa mi serve? Fluttuatore per farlo? Fluttuatore SMA che faremo nel momento in cui siamo lì. Sfere immerser e filo. Un filo ce l'ho. Ok, allora trasferiamoci in là. Poi ci vuole un quarto d'ora per arrivare là, un casino. Ma è troppo lontano. Infatti per quello me li voglio avvicinare in modo così che... cacchio, non mi trovo più lì. Mi voglio avvicinare a tutto il materiale qua. Adesso andremo a fare aspetta, facciamo una cosa, visto che sono qua. Aspetta, manco per tornare poi di nuovo là, fare avanti e indietro. Andiamo a fare la ricerca, perché possiamo fare quei benedetti cosi lì. Dobbiamo fare, per completare la fase 2 abbiamo bisogno di 1000 di quelli e 100. Allora andiamo a ricercare la famosa fase 2 qui, come cacchio si chiama? Vediamo qua, produzione, perché così facciamo, produzione acciaio avanzato, così facciamo il cablaggio automatico. Ok, questo, abbiamo bisogno di tubi, cemento, ce l'ho anche di là. Mi sa che un po' di telaio modulare dovrò prendermeli e me li porto. Telaio modulare ce li ho. Ho cambiato anche i colori della mia mega fabbrica. Mi piace di più così, visto che comunque ho fatto tutto sul verde. Ho fatto anche la mia mega fabbrica così. Ok, questi ci siamo. Un po' di roba ce la siamo portata. Ok... questa cosa me la porto dopo, in caso mi dovesse servire, in caso la togliamo. Allora, trasferimento alla mia nuova zona di produzione, che adesso andremo a fare quei benedetti 2-3 prodotti che mi servono, e possiamo fare anche i cosi di calcestruzzo. Sì. Vedete qui tutto il percorso che abbiamo fatto. A proposito, ragazzi, se volete venirmi a trovare al pomeriggio, non tutti i pomeriggi, ma quando ho tempo, al pomeriggio, un paio di ore, 2-3 ore live su Twitch, dove lavoriamo sulla roba che lavoriamo su quello che viene fuori qua.
però magari tutta quella parte off screen che voi non vedete, tutta la lavorazione che vi faccio, i time lapse o ve li faccio in off screen, in questo modo non li vedete. Guardate quanto bel ferro abbiamo qua che ci potrà servire. Vediamo. Ed eccoci qua. Produzione acciaio. Qua facciamo tubi d'acciaio e trave d'acciaio. A tonnellate. Ah, tonnellate, 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 tonnellate. Allora, qua del filo. Sì, c'è, meno male. Al momento mi veniva un colpo se non ci fosse stato il filo qui. Allora, abbiamo bisogno di questi. E qui addirittura c'ho anche il mio... No, c'ho un banco da lavoro. Mettiamocelo qua. Ok, allora. Questi qua. Wow, per fortuna che mi sono portato tanto materiale. Al momento l'ho rianimata qua. Allora, facciamo le ultime due. Ok, così almeno ce le abbiamo. Per la produzione d'acciaio avanzato mi ci vuole un po' di prodotti che prenderemo dopo. Ok, allora. Qua io volevo fare... facciamo una cosa, che intanto questi li facciamo grandi, così abbiamo un po' di capacità in più. E per far questo però ho bisogno di... Mettiamo uno qua. Dove ci butto dentro un po' di materiale mio. Così che questo posso demolirlo. Demolisco anche questo. Dove era? Dovrebbe essere così. Ok. Qua ci andiamo a mettere tutto il materiale e sopra ci vado a mettere uno di quelli. Organizzazione, ci vado a mettere uno di questi. Cosa mi serve? Sì, ho buttato tutto dentro qui. Cos'era? Una cosa Mercer mi serve. Ok. Allora, vediamo. Mettiamo uno qui. Qua ci mettiamo uno di questi. Così almeno dove, ovunque sono, mi posso prendere questa cavolata qui a distanza dove voglio. Stessa precisa identica cosa andremo a fare con questo. Così questi no, qua questo copia questo please. Ok, adesso questo non funziona. Ok, qua ci mettiamo questi, uno me lo prendo, la stessa cosa facciamo qua. Ok, fin quando non ho tutto il materiale per fare i nastri, così sono a posto. E così tubo d'acciaio e trave d'acciaio me li trovo un po' dappertutto. Si sblocca con la ricerca del caricatore del deposito manuale. Ok, andiamo a fare sta roba. Aspetta che mi prendo questo. Ok, questo. Adesso lasciamo. Se mi dovesse servire, ce l'ho. Allora, Caterium. No, non era Caterium. Era tecnologia aliena. Questo è il caricatore del deposito manuale. Facciamo. Ok, questo ce l'abbiamo. E poi miglioramento del caricamento. Questo mi interessa. Facciamo anche questo.
Parts can now be uploaded to the storage dimension directly from the inventory. Potenziatore di corrente. Dobbiamo fare di nuovo quei cacchi di cose lì, mannaggia, vabbè, uguale. Sì, devo fare di nuovo quelli, ma questo lo faremo più avanti. Adesso andremo a fare qualcosa di diverso. Aspetta, adesso arrivo qua. Ok, questi funzionano. Caricamento manuale, come funziona? Dimensional upload speed aspetta. Ah, ok, rilascia qui gli oggetti per caricarli manualmente. Dimensional shifting, allowing for more parts to be transferred in a short time frame. Però dove me li carica? Dove capita? Vabbè, uguale. Shallow mind, pretty ripples. I certainly hope that wasn't meant to include me. Ok, attiviamo questa cosa qua, così che prima consumiamo quello che abbiamo qui e solo dopo prendiamo quello da qua. Questo abbiamo detto che non serve più, via. Ok, qua cosa c'è? Un po' di sta roba qua che forse serve, non lo so. Non so cosa mi serve adesso. Allora, di sicuro so che questo non serve più e manco questo. No, aspetta, questo poteva servire. Perché una cosa vorrei farla. Allora, vediamo un po'. Se io voglio fare viti, ho bisogno di barre di ferro, 10 barre al minuto. Mi fa 40 viti. Però per arrivare alle 10 barre ho bisogno anche di dei blocchi, no? Barre di ferro, 15 lingotti. Ok, allora con 15 lingotti mi fa 40 viti più o meno, no? Con 10 lingotti, con 30 lingotti 30 me ne fa, con 30 me ne fa 120, con 30 lingotti mi fa 120. Qui io ho questo, con 30 lingotti sono 5, sono 5 per 6 30, con 6 lingotti, no, 5 per 6, ok, con 30 lingotti, 2 per 6, 120. Questa è una bella cosa da prendere, che infatti sceglieremo questa, ok. Così non c'è bisogno di fare le barre, facciamo direttamente le viti, boom, non c'è capito un cazzo. Nel frattempo scansioniamo anche un hard disk e questo lo togliamo via. Ok. Tiriamo via anche questo e andiamo a vedere cosa dobbiamo fare. Dobbiamo fare quel cacchio di cosa lì. Abbiamo bisogno di un assemblatore. Mettiamolo qui per adesso, poi vediamo. Dove lo metto? Mettiamolo qua. Per fare quel coso lì farebbe questo. Abbiamo bisogno di telaio modulare e trave d'acciaio. In questo momento quanto ne faccio? Aspetta, 15 30 45. Ne ho di quelli? No, manco una. Ne ho due. Facciamo il Mark 3 e siamo a posto. Sono 15 e 15 e 30. Mark 3 va bene. Questo ne fa 20 e 20 40. Beh, ce la dovrebbe fare questo da 60, no? Facciamolo così. Facciamo prima. Allora, di questi ne stiamo facendo, abbiamo detto che 15 sono 45.
e di questi ne stiamo facendo 40. Ok, tu hai che fai tu qua? Tu hai bisogno di 30. Facciamo una cosa, che qui lo diminuiamo, facciamo un 2. Quando se ne va? Telaio modulare 1. Possiamo fare anche il telaio modulare e lo facciamo qui. Ok, poi facciamo un altro di questi. Oh, piastre di ferro rinforzate, è un casino. Mi sa che questo per adesso lo tengo qui perché mi potrà servire. Allora, piastre di ferro rinforzate, bisogno di viti. Facciamo questi benedetti viti. Allora, se voglio fare sto cosa, quanto me ne servono? 8. Ok. Oop. Allora, adesso mettiamo qua, poi vediamo. Perché non possiamo ancora farlo quel coso lì? Ah, perché dobbiamo prima fare la ricerca della produzione d'acciaio avanzato. Ok. Wow. Allora, telaio modulare 1. Per fare telaio modulare 1 abbiamo bisogno di uno di questi comunque. Allora, facciamo una cosa, che questo mettiamoci uno qui, poi modificheremo in un modo o nell'altro anche i cosi qua. Allora, cominciamo da qui che è meglio. 1, 2, 3. Telaio modulare, abbiamo bisogno di piastre di ferro e viti. Viti che facciamo così. Con 12 lingotti di ferro facciamo 50 viti. Me ne servono molto molto meno. Facciamo lingotti qua e lingotti qui. Abbiamo fatto le nostre piastre, assemblatore, direi che ne mettiamo uno qui, lo mettiti in linea, ok, ok, e questo ci fa, no aspetta, piastre rinforzate, poi abbiamo bisogno di un altro come questo. Oh, che palle, ragazzi. Che fai telaio modulare. Barre di ferro. Comunque abbiamo bisogno ugualmente. 12. Devo fare barre di ferro. 15. Mi fa 15. Ok. Una parte va lì e una parte va lì. Allora, mi serve un po' di materiale. Facciamoci prima il materiale e poi torniamo a costruire sta roba.
Allora, questi facciamo 2 al minuto, che dovrebbero bastare ugualmente, non è che per forza dobbiamo fare 50.000. 2 al minuto, abbiamo bisogno di un telaio modulare e trave d'acciaio. Trave d'acciaio prenderemo da qui e un telaio modulare. Telaio modulare che facciamo qui, un telaio modulare. Un telaio modulare. Abbiamo bisogno di 1,5 piastre di ferro al minuto e 6 barre. 6 barre, ok. E 1,5 di piastre di ferro. Piastre di ferro me ne serve 1,5. Abbiamo bisogno di 9 piastre di ferro e 18 viti. 18 viti, ok, questo ha bisogno di 18 viti che faremo tranquillamente, barre di ferro 6, e per fare 18 viti, questo ha bisogno di, ok, allora, piastre di ferro rinforzate, no, allora, qua, piastre di ferro rinforzate 1,5. Abbiamo bisogno di piastre di ferro 9. Questo bisogno di piastre di ferro non ha bisogno. 9 piastre di ferro. Cioè proprio minimo, 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 indispensabile. 9 piastre di ferro, abbiamo bisogno di 13 lingotti. Perfetto. Poi 18 viti. Per fare 18 viti abbiamo bisogno di 18 viti. Mm. 18 viti. Questo ha bisogno di barre 6. A sto punto aspetta. Oh, questo è in mezzo ai piedi. Ce la faccio a caricarmelo tutto? No. Mettiamolo qui. Oh, questo me lo prendo. Questi me ne prendo uno di questi. Questo me ne prendo uno di questi. E qua cosa è rimasto? Ok. Allora facciamo una cosa che telaio modulare. Ma facciamo il telaio modulare. Questo mettiamo qua. E questo mi fa le piastre. Ok, questo piastre entrano lì e qua mi deve entrare solo quello. Questo mi farà le barre. Così entrano qui. Questo entra qui, qua ha bisogno di viti che faremo entrare da qui. Viti. E poi questo potevo farmi anche le viti. Va bene così. Questo mi fa le viti uguale. Però non ce la facciamo a farlo così perché non ho spazio. Questo ha bisogno di piastre di ferro e viti. Ma la facciamo qua, piastre di ferro. Ok, questo lo mettiamo qui. Appunto questo non serve.
Allora, questo fa le piastre di ferro, ok, che vanno dentro qui. Questo mi fa le viti che vanno, vanno dentro qui. Questo torna qua, ok. Ok, così va bene.
Ok, allora dovremmo esserci, spero, penso. Qua facciamo le lastre di, le piastre di ferro, 9 piastre di ferro, cioè un'esagerazione. E qua facciamo le barre di ferro. Qua facciamo le viti. Qua facciamo le piastre di ferro rinforzate, 1,5 che va qui, piastre di ferro rinforzate. Mi fa il telaio modulare che esce ed entra qui. E trave d'acciaio che mi arrivano qua nel momento in cui questo è pieno. Nel momento in cui questo è pieno mi si riempie qua. Questo come è messo? Non c'è più spazio nel deposito, perfetto, deve stare così. Ok. E andiamo a fare sta roba qua. Possiamo fare anche che magari prima riempiamo qua, così lui produce e dopo andiamo in deposito. Possiamo fare anche così. Andiamo a cambiare qua. Allora qua mettiamo eccesso, dov'è l'uscita? A destra. E qua mettiamo trave d'acciaio. Sì, tanto questo. Perché non arrivi? Andiamo a controllare qua sotto. Ratata. Ah, sì, arrivano. Adesso dovrebbe arrivare anche questo nel momento in cui arrivano le piastre rinforzate da qui. Ecco che arrivano. Allora, io un po' di roba ce l'ho. No, c'è un tubo. Beh. Pensavo di avere qualcosa, invece non ho niente, ma comunque dai. Un po' di viti, posso fare un po' di questo. Questo intanto ne deve produrre pochissimi. E una cosa che devo modificare è questo. 11 e 13 sono 24. Passiamo anche qua. Oh, questo me ne fa 15. Mi sono sbagliato di uno. Mannaggia. Errore ci fu. Vabbè. Allora andiamo a fare questo. Ok. Da dove arriva? Arriva da qui. Ok, allora qua questo facciamo in modo diverso. Dove lo facciamo uscire? In avanti. Ok. Perché fa sto giro qua? Oh. Perché sta cosa sempre? Mi rompe le palle. Allora, sta... perché questo mi frega sempre. Ma l'avevo fatto? Così? Sì. Questo. Yes. E allora abbiamo detto che adesso non mi ricordo più. Siamo a 13 e 11, 13 e mezzo, mettiamo 14, 25. 25. Se vedo che qua scarseggia, mi sa che devo collegarci anche quella. Mi sa proprio di sì. No. Tu cosa vuoi? Qua.
Allora, sono rincoglionito. Questo non c'è mica bisogno. Ah! Io perché sono bambito, ragazzi. Dai, dammi 25. Ma infatti mi sembrava strano, dico, perché due? Vabbè, adesso lasciamolo così. Questo è spento? Sì, questo è spento. Questo? Mi posso liberare sta roba in un modo o nell'altro? No, tutto pieno. Ok, lui me ne fa 25. Dio buono, se sapevo tutta roba ma potevo risparmiare. Vabbè, ma ormai è andata. Ha iniziato questa a produrre qualcosa? Telaio modulare. Perché non mi arriva un telaio modulare da qui? Uno e mezzo. Tu? Uno e mezzo al minuto. Ci mettiamo. Con tanta calma arriveremo a destinazione. Possiamo metterci anche un po' di questi. È inutile aumentare, nel momento in cui va funziona a pieno regime, poi dopo funziona. Adesso deve prima partire la situazione. Ok. Questo me ne fa due al minuto, ok? Piano piano, se penso che le piastre intelligenti me ne fa comunque anche due, lui non è affatto male. Deposito. Ah, deposito è sul casino. Dai. Questo me ne faccio niente. Ok. Adesso invece ne metto uno di questi è anche troppo. Mettiamocene uno di questi, dai, per adesso. Se poi vedo che mi dovesse servire, allora in quel caso poi facciamo diversamente. Allora, questo è già pieno, trave d'acciaio, pieno imballato, non è un problema. Infatti questo lavora già al 100%. Ok. Infatti adesso le trave d'acciaio tornano ad andare di là. Questo piano piano lavora bene. Dobbiamo solo farlo entrare a regia, andare a regime e poi dopo ci siamo. Nove al minuto. Questo me ne servono 11 al minuto. Ho bisogno di. Sono 11 e 9, 20, sì, 24 lingotti, dai. Posso tenerlo anche a massimo, ma tanto non è che cambia. Oh, guardate un po' le viti quando sono aumentate. E ne fa 18 al minuto, questo l'ho messo a 18 al minuto, sì. Ah, questo gira al massimo. 4 e mezzo. Quale barre ci sono? Facciamo fatica un po' con le. No, va bene. Lasciamolo così. Ok, questo è a posto. Qua cosa c'è dentro? Mi posso portare tutto? Ho dei grandissimi dubbi. Beh. Allora facciamo uno di questi e questo lo lascio. Porto tutta questa roba e questo lo lascio. Mi porto questo. Anche se questo per adesso. Sai che ti dico? Che lo butto qua dentro così che almeno mi lavora un po' più veloce. Cioè, patate.
Vabbè, uguale. Buttiamone anche un po' qua dentro. Così gli arriva anche questo. Posto. Ordina, prendi tutto, rimane solo questo. Sì, ok. Bene, e qua ci siamo. Tubi ce li ho, lastre ce l'ho, siamo a posto. Qui abbiamo dato. Dobbiamo solo tenere sott'occhio se questi qua vanno in mancanza di lingotti d'acciaio, ma mi sa che qua siamo a posto, non è un problema. No, aspetta, questo di più. Sì, no, bene. Ok, e questo l'abbiamo fatto. Torniamo a aumentare di nuovo. Allora, mettiamo in funzione al 100% la produzione di acciaio. E direi che siamo a buon punto. Vediamo qua se questo nel frattempo vuole qualcosa. No, questo abbiamo già preso tutto. Stiamo alla larga da sta roba qua prima che ci ammazzano. Dov'è il mia... qua. Radiazione. Ok, il viaggio che dura un quarto d'ora dalla mia produzione di ferro alla mia base qua ci vuole un quarto d'ora, ve lo taglio così voi non ve lo faccio subire. Vediamo un po' cosa ci vuole qua. Allora, abbiamo bisogno di tubi, gli abbiamo dati. Questi ci siamo, un po' di calcestruzzo, abbiamo bisogno di 97 tubi. 7 tubi, che adesso la cosa bella è questa, ce li abbiamo qua. Ci prendiamo un po' di tubi. Ma adesso non ho la possibilità di dividerli sti tubi. Vabbè, ma facciamo così. Che tutti sti tubi comunque non mi servono. Questo è a posto. E vai. Produzione d'acciaio avanzata fatto. Io buono, non ho come... Aspetta, mi faccio così. Oh, qua guardate un po' quante piastre. Allora. Ok, mi tengo un po' di roba e il resto lo torno a mettere là dentro. Facciamo così. Così questo lo carica e siamo a posto. Adesso dovremmo farci un po' di altra roba, così che questo è fatto. Andiamo a farne, vediamo un po' se possiamo, cos'era questo? No, qua potevamo fare qualcosa, forse sì, e forse anche qui. Questo però potevamo farlo. Ok, così abbiamo un po' di capacità in più. Il 200%, oh, però aumentato da un bel po'. E qui sì, vabbè, espansione, va bene. Caterium. No. Voglio fare questo. Mi servono 100 di sti cosi qua, limitatori di IA, che posso farli questi. Computer e questi. Vediamo un po', i computer dovrei averli. Oh, non ho più computer. No, i computer ce li ho e questi ce li ho. Possiamo fare anche cose intelligenti. Bellissimo. Lo facciamo però nella prossima puntata? Sì, dai, facciamolo nella prossima puntata, ragazzi. Così che almeno sappiamo già cosa fare nella prossima puntata. Dovremmo fare anche poi produzione di, che adesso lo facciamo vedere qui, andiamo a vederlo qui, trave di cemento armato, che faremo sempre in quella zona di là, perché visto che abbiamo anche la possibilità di fare il calcestruzzo di là, il trave d'acciaio ce l'abbiamo là, facciamo anche questo. Ok, poi invece abbiamo cablaggio automatico, che ha bisogno di statore, cavo, lo faremo vicino alla produzione del rame. Devo fare solo i statori e siamo a posto. E poi motore che ha bisogno di statore e rotore, che faremo vicino alla produzione di ferro. Perfetto. E lì ci metteremo a lavoro uno dei nostri camion, che quelli siamo a posto. Qui sta roba qua, non so se tirarla via o meno, però è utile, perché nel momento in cui ho bisogno, tipo avevo bisogno di fare un po' di tessuto e l'abbiamo fatto, a proposito, ne ho ancora qua, o avevo bisogno di fare un po' di polvere da sparo e me la facciamo al momento. Questo lo teniamo per
la roba che ci serve al momento, nel momento in cui abbiamo bisogno, facciamo qualcosa. Ok, allora stiamo lavorando a questo, nella prossima puntata sappiamo già cosa fare, probabilmente la rifaremo anche in live, se volete venirmi a trovare sotto in descrizione trovate il link per venire a trovare su Twitch. Io vi ringrazio per aver visto il video, ci vediamo alla prossima, ciao!